Ma buonasera, miei piccoli geni. In questo momento mi trovo nella pagina support.google.com e nella fattispecie nel form per la richiesta di rimozione dei risultati di ricerca ai sensi della legislazione europea per la protezione dei dati personali. Ora, non sono qui per farvi capire come si compila un form, perché è molto semplice: nome e cognome, in più ci vogliono gli allegati dei propri documenti di identità, quindi o carta di identità o patente di guida o passaporto, poi non so se ci vuole anche il codice fiscale, ma penso proprio di sì. Ma per farvi capire un po' a cosa si va incontro facendo questa richiesta. Dunque, innanzitutto cosa si cancella? Allora, non si elimina l'informazione, ma il link per raggiungerla. Quindi, se l'informazione si trova nel Corriere della Sera, chiaramente verrà rimosso il link di Google, ma all'interno del Corriere della Sera ci sarà sempre l'informazione. Se il Corriere della Sera all'interno ha un proprio motore di ricerca, chiaramente la notizia verrà ancora trovata. Quindi non è che si tratta di rimuovere le classiche notizie incomplete, fasulle, no, assolutamente no. Qui proprio si intende la richiesta di cancellare un link a un'informazione del tutto vera, completa e anche adeguata. Poi, a chi si applica? Dunque, ai motori di ricerca che operano in Europa. Quindi, questi motori di ricerca appunto sono Google, sono Yahoo, sono Bing, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, altra cosa importante, la richiesta di rimozione non è una richiesta di rimozione che può fare una persona perché, non so, ha un nickname, no, quindi non c'entra niente. Oppure non si può chiedere la rimozione di link dai social network, quindi anche questa cosa qui è esclusa. Quindi se c'è il vostro nome e cognome, bene, se no vi attaccate, e comunque i social sono esclusi. Poi chi è che decide? Decide il gestore del motore di ricerca, quindi in base a tutte le cose che vedremo successivamente deciderà se rimuovere questi dati oppure no. Poi, dove si cancella? Dunque, questa è bella, perché si cancella, si fa per dire che si cancella, mi viene da ridere. Praticamente la sentenza è stata emessa dalla Corte di Giustizia europea, quindi la cancellazione può avvenire sulle pagine europee dei motori di ricerca. Significa che se Maria Rossi ha comprato la PlayStation 4 e esce questa notizia nel motore di ricerca google.it, significa che nel motore di ricerca google.com esisterà ancora. Questo per farvi capire in modo sintetico a cosa serve questa cancellazione, questo oblio che in realtà secondo me non esiste finché comunque questo form si applicherà soltanto in Europa, quindi insomma praticamente non ha ragione secondo me di esistere. Comunque voglio anche farvi vedere nello specifico alcuni dettagli che comunque potete leggere proprio qui all'inizio. Una recente decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che alcuni utenti possono chiedere ai motori di ricerca di rimuovere risultati relativi a query che includono il loro nome, qualora tali risultati siano inadeguati, irrilevanti o non più rilevanti, o eccessivi in relazione agli scopi per cui sono stati pubblicati. Ora, partendo dal presupposto che qui si tratta proprio di rimozione di nome e cognome, no? Quindi Maria Rossi ha comprato la PlayStation. Ma come si fa a capire quale notizia sia irrilevante? Cioè, ok, vabbè, magari il fatto che Maria Rossi abbia comprato la PlayStation 4 può essere irrilevante, però chi lo decide? Vabbè. Comunque, andiamo avanti. Seconda parte.
Durante la valutazione della richiesta stabiliremo se i risultati includono informazioni obsolete sull'utente e se le informazioni sono di interesse pubblico, ad esempio se riguardano frodi finanziarie, negligenza professionale, condanne penali o la condotta pubblica di funzionari statali. Quindi, se Maria Rossi la PlayStation 4 l'ha anche rubata, Maria Rossi continuerà ad essere presente nei motori di ricerca. E questo è anche giusto, perché tutti quanti dobbiamo sapere che Maria Rossi è una disgraziata. Ora, non so esattamente come funzionerà con l'omonimia, perché in questo caso io ho citato Maria Rossi. Maria Rossi ce ne sono tantissime, Mario Rossi ce ne sono tantissimi. Questa è una ricerca, secondo me, molto lunga, che i motori di ricerca non potranno, vedete, ricerca, non potranno fare comunque in pochissimo tempo, secondo me. Quindi più avete dei nomi particolari e più ce la potete fare ad avere la rimozione dei vostri dati. Questo è tutto quello che c'è da sapere. Io trovo questa possibilità inutile, perché comunque nel momento in cui questa sentenza dà la possibilità di rimuovere i propri dati dai motori di ricerca europei, non c'è nessun favoreggiamento in tal caso, perché comunque tutti possono venire a conoscenza dei cavoli miei con i motori di ricerca comunque americani, che ne so, cinesi, mettiamola così, anche se per esempio Google ha qualche problema in merito comunque alla China. Quindi secondo me non ha molto senso, dovrebbe essere estesa questa possibilità, perché se no non ha assolutamente senso. Io comunque vi ho fatto presente le varie ed eventuali, quindi deciderete voi se farvi rimuovere, andare a avere il diritto all'oblio come viene scritto in tutti i vari siti, ma questo diritto all'oblio in realtà è soltanto in parte, non è totale. L'oblio dovrebbe essere una cosa proprio estesa, totale, no? Universale. E invece non è così. Comunque, se non avete capito qualcosa, fatemi sapere, scrivete qualcosa nei commenti, comunque può essere una forma di discussione. Io credo di essere stata abbastanza chiara, ma nel caso non lo fossi stata, c'è sempre la possibilità appunto di comunicare tra noi. E all'inizio pensavo fosse una cosa un po' più, non dico seria, ma appunto un po' più particolareggiata, e invece a quanto pare non è così. Spero di esservi stata utile, ci vediamo al prossimo video, che non so quando, come lo farò, magari mi rintanerò io nell'oblio, e alla prossima, dai, ciao a tutti.